City Report. Cari amici, siamo online, City Report, Tullio Trapasso, dove siamo in questa bella giornata di maggio col sole. Siamo nel centro di Milano, siamo tra Piazza Gaio Ulenti, via Dale d'Osturzo e la stazione Garibaldi. Insieme a noi c'è il nostro caro Hermes e dietro alla telecamera c'è Paolo Rusconi, che ben conoscete da tempo. Allora, oggi abbiamo posteggiato la nostra macchina per fare questo nostro servizio in zona qui sul cavalcavia, che è quello che divide una parte all'altra della zona in oggetto di oggi. Perché vi dico che la divide in due? Perché è un po' quello che ritroveremo sotto questo cavalcavia, una zona molto bella, cosiddetta tra virgolette figa, e una zona totalmente dimenticata e piena di un sacco di cose della Milano da non vedere. Ma stiamo partendo, Hermes. Ti chiederei di partire dal fondo e contami tutti i cartelli che ci sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ben 20 cartelli di divieto di sosta. Sì, ma sì. Vedo che c'è anche il sacco sotto, ma esatto. Sti cartelli di divieto di sosta qui... Andiamo un attimino. Manca un avviso importante. Questa località sì. Sarà interessata da solo pubblico il 9 maggio. Va bene, quindi li hanno portati prima? Mi auguro di sì. Va bene, e questa è una delle parti che vi volevamo far vedere, tanto per spiegarvi che cosa succede. Adesso col nostro Paolo andiamo a farvi vedere la skyline che si vede dal ponte. E come vi stavamo dicendo, adesso vi facciamo una panoramica di dove siamo. Ma qua abbiamo anche tutte le transenne, giustamente. Eccola qua. Paolo Rusconi, fai una panoramica di questo bel loco ambito in tutto l'universo. Ed eccoci, state vedendo, qui alle nostre spalle c'è l'asilo Maurizio Quadrio. Ma prendiamo la scaletta e scendiamo. Andiamo a vedere una persona giorno, notte, cosa può trovare in questa zona. Anche perché non voglio spoilerarvi subito tutto, però abbiamo già fatto diversi video in questa zona. Un'idea ve la dovreste essere già fatta. Pensate che 2020, 2021, 2022, 2023 si è cambiato qualcosa? Lui è la prima volta che viene con noi. Sì. Beh, diciamo, sono già passato tante volte per conto mio e diciamo che ogni volta si trova qualcosa di sempre più interessante. Senza scordarsi che questa è la zona della movida notturna ed è quella dove ci sono i più grandi casini del sabato sera. Scippi, gente che gli viene portato via l'orologio e stupri, perché sono stati anche quelli. Andiamo a vedere un attimo. Che scendiamo le scale e ci affacciamo al lato più bello, tra virgolette, della zona. Murales belli, sono fatti bene, niente da dire. Qui abbiamo i sottopassi. E come potete immaginare, questi sottopassi portano alle vie della Movida. Di qui si entra in via de Tocqueville e ci sono tutti i locali famosi, l'Olivo, di Lollapalooza e anche di là, Corso Como. Ma noi in questo momento vi vogliamo fare vedere quando si esce da questo locale. Dove si arriva quando si esce da questo locale? Adesso ve lo facciamo vedere. Ecco,
10, abbiamo attraversato, questa è Viale Don Sturzo, siamo sul lato ovest della stazione partendo da Piazza Gaio Ulenti e guardate cosa troviamo, una vera e propria casa dei disperati, una bidonville che durante gli anni non è migliorata, è totalmente peggiorata. Vedete, ci sono anche degli avanzi di cibo. Ma c'è anche chi ha il coraggio di venire a parcheggiare qua la macchina. Materassi. Ma poi proseguiamo, poi scendiamo Paolo, proseguiamo qua in alto. Guardate quante tende, quante biciclette, quante persone che vivono per non prendere l'acqua chiaramente sotto il ponte qui, in queste casette. Guardate che roba, l'odore non ve lo possiamo descrivere ma è dei peggiori. E tutto questo succede nel centro di Milano, nella zona della Movida, non siamo in periferia, eh? Non siamo in un parco, è incredibile. Adesso proseguiamo, continuiamo a farvi vedere questa parte, non perché vogliamo criminalizzare queste persone che si trovano in difficoltà, ma bensì perché questa situazione è una situazione dettata dal fatto che non c'è un servizio sociale che funziona per i disagi abitativi e per i disagi dei clochard. Queste sono le dimostrazioni. In tutte le vostre zone di Milano state cominciando a trovare delle persone che dormono per strada. Ecco, qui è ancora più vistosa. Perché? Perché siamo a 20 metri da Gaio Ulenti, siamo a 20 metri da Corso Como, siamo al fianco di una stazione. Non esiste solo la stazione centrale con i suoi problemi di sicurezza, esistono anche le altre stazioni. Questo sta a dire che c'è una legge che non funziona e le istituzioni dello Stato non stanno lavorando come devono. Proseguiamo. Mentre il nostro Hermes sta scendendo a fare delle riprese al piano di sotto, perché anche al piano di sotto non è una buona condizione. Allora incominciamo a scendere qua nella parte sotterranea del ponte, intanto che aspettiamo Paolo che sta finendo delle riprese sopra e vediamo un po' quello che troviamo da queste parti. Ok, ecco, e da qua inizia tutto un'altra distesa di tende, tendoni per ripararsi dal freddo durante la notte. Qua c'è anche una sedia a rotelle, quindi possiamo capire che ci sono anche delle persone con delle difficoltà motorie che vengono qua a dormire. Noi vi facciamo vedere quello che trovate andando in direzione Cimitero Monumentale, sotto Viale Don Sturzo, questo cavalcavia. Guardate qua. Guardate qui cosa troviamo, qui siamo Viale Don Sturzo, la strada che fate per arrivare da Gaia Ulenti verso Monumentale. Ditemi se non è una vera e propria bidonville, una discarica. Pensate alle persone che devono vivere qui, guardate, calze, bombole del gas, Paolo, guarda. Poi adesso non vorrei disturbare, qui vediamo se c'è qualcuno. No, in questo momento non c'è nessuno, guarda. Com'è l'odore? È veramente incredibile l'odore. E queste sono altre masserizie depositate qui. Vi ricordo che questa è una strada del Comune di Milano. Non è un deposito. Guardate. Questa è una delle famose biciclette del comune, è saltata la catena, è sbloccata. Va bene, adesso continuiamo perché, non credeteci, non finisce così. Guarda qui tutto lo sporco, riprendilo un po' tutto. E andiamo a vedere il piano di sotto.
Ecco, come vedete, giornata calda oggi, eh? Palo, vabbè, buttato a terra. D'altronde ne abbiamo altri 21 sopra il ponte. Questa è la discesa Hermes, che è famosa perché eravamo entrati un paio di volte dove c'erano tutta la gente che dormiva dentro e si arrivava direttamente dentro i binari del treno. Ok. Senza nessun controllo, tu di giorno di notte entravi e arrivavi direttamente sui binari della ferrovia interna. Adesso mi sembra che almeno il cancello sia stato messo in sicurezza. Questo ci fa piacere, però ho Paolo Rusconi, il nostro testimone, che gli accampamenti al piano di sotto erano molti meno. Guardate qui quanti ce n'è adesso. Questi sono dei tipo piccoli ripostigli, guardate qui. C'è veramente di tutto, è incredibile. Guardate, ogni buco è un pernotto, eh? Guardate, materasso, scarpe, aspettate. Adesso con questa non è che vogliamo dire che siamo belli e siamo bravi, siete voi che siete dei cani, che siete degli impediti, perché è possibile 3 anni ancora questa situazione invece di migliorare è peggiorata? Fatevi un esame di coscienza, date tutti i soldi che prendete ogni mese per sistemare i problemi dei cittadini e invece guardate come ci ritroviamo. Qua c'è gente. No. Questa è un'altra. Se ti infili puoi prendere anche quella dietro. Sono tutte uguali. Sì. Sì, sì, qua è. Queste sono coperte per la pioggia, vedete? Sono tutte casette predisposte per la pioggia, quindi non sono abitazioni saltuarie, sono cose costanti. E guardate questa, la bottiglia della Kingsley usata come armadietto, guardate. C'è dentro lo spazzolino e tutto quello che serve. E qua invece che è stato messo in sicurezza, ma... E qui invece, come vi sta facendo vedere Hermes, sì. Vai pure Hermes. Ok, diciamo che questo lucchetto immagino che non sia stato messo né da parte delle ferrovie dello Stato, e perché qua dentro c'è qualcuno che ha la chiave, apre e viene qua a dormire, diciamo, senza essere disturbato, avendo, diciamo, il suo monolocale, evitando... E tutte le attrezzature, sì, che sì, servono. Esatto. E vi ricordo che questa è la stazione Garibaldi. Questa è la pancia della stazione Garibaldi. Fra l'altro, in mezzo a tutti questi locali, quanta gente ci sarà qua dentro? Secondo facendo il conto, di persone. Almeno una ventina di, sì, persone, facendone uno o due per buco, saranno 15 buchi? Sono 15 però entrate. Secondo, sì. Carrello dell'Esselunga. Guardate da sotto a sopra, i sacchetti dell'immondizia ci indicano che insomma siamo oltre le 20 persone qui, eh. Ma soprattutto la cosa Hermes che denota che è un posto dove ci si viene a stare in maniera tra virgolette definitiva è il fatto, vedi, che hanno tutte le biciclette e gli spazi già con le catene legate. Certo. Se tu vieni una volta porti la roba e usa e getta. Esatto. Se invece... Invece qua è gente che qua magari da mesi o forse da anni. Non c'eri stato tu qui, eh? Per conto mio, se qualche volta di passaggio. Guarda Paolo, vieni a vedere qua. Guardate come sono gli appartamentini qui. E qua sopra ci dovrebbe passare la gente che va a prendere il treno e torna dalla stazione, Ce ne sono alcuni che sono usati come ripostiglio, ho visto. E guardate dal basso quello che abbiamo visto dall'alto. Possiamo salire? Andiamo.
persona lì sotto. Sì, ma abbiamo preferito non inquadrarla, anche perché a differenza di quanto facciano altri, noi non vogliamo denigrare le persone povere e le persone che dormono per strada. Noi vorremmo una sistemazione del nostro territorio e soprattutto un'uscita umana da queste situazioni di chiaramente disagio abitativo, disagio fisico, a volte anche psichiatrico di queste persone. E saliamo. E voilà, guarda che bella panoramica qui. Il Grand Hotel Garibaldi sotto, Torre Unicredit, Taxa, eccetera. Il nuovo palazzo della Novartis a destra. Questa è proprio una Milano della doppiezza proprio. Esatto. Estrema ricchezza, estrema povertà. È vero? Qua beh, i graffiti ci sono da un sacco di tempo, ci sono anche dall'altra parte. Alcuni altri depositi che noi troviamo in vista di rifiuti. Alcuni giù, come avete visto, ci sono anche i sacchetti. Purtroppo non ci sono i sacchetti dappertutto e gli incivili sono tantissimi. Ai tempi qui c'era addirittura un problema di spaccio, perché entravano sotto e venivano a comprare la droga perché c'erano gli spacciatori. Adesso questo problema non c'è più, sono direttamente nelle vie, il servizio è più comodo. E purtroppo va avanti così, ma proseguiamo per questa via che è quella sul lato ovest della stazione, vedendo Gaia Ulenti, ed è quella che dovrebbero usare appunto i passeggeri per entrare e uscire dalla stazione di Garibaldi. Andiamo. City Report.